Siamo con Lio, il grande organizzatore della Fiera di Sant'Anna a Rondinara di Viano, e come tutti gli anni la festa della fisarmonica, che ormai è diventato quasi uno standard, una cosa tutti gli anni c'è e tutti gli anni un grande successo. Secondo te, Lio, a cosa è dovuto? Ai nomi, alla tua organizzazione, alla musica? Io ti faccio tanti complimenti, perché portare avanti per così tanti anni questa fiera non è poi così facile. Ma io ti ringrazio per i complimenti, e credo che forse chi mi dà una mano veramente sarà proprio Sant'Anna, perché tutti gli anni è un punto interrogativo per me, ma vedo che comunque tutti gli anni abbiamo sempre la gente che tende ad aumentare, sempre contenta, e ti dà una spinta per l'anno prossimo. Sono 20 anni questo con Edmondo, sono esattamente 18 anni. Edmondo Comandini è sempre venuto? Da 18 anni, i primi anni, due anni è venuto a Bassissi, i primi due anni che ho preso in mano io la gestione, per modo di dire. Poi c'è la giuria del Rondine d'Oro, che è fatta da tre persone, io, Lio e Ivaldo, sempre quello. Cioè tu decidi la Rondine d'Oro. Quest'anno, 2017, il premio a chi va? Ad Atos Bassissi. Atos Bassissi, che è un grande musicista, e Reggiano Doc, che noi interessa premiare un musicista reggiano, voglio dire. Beh, a Reggio ci sono stati e ci sono ancora fior fior di musicisti, anche Daniele Donadelli, per dire, è uno che viene qua sempre. Ma ha già avuto anche lui la sua rondine, ma ce ne sono altri in lista d'attesa, e se riusciamo a riproporci pian pianino, tutti gli anni sicuramente a Reggio sforna dei talenti. Bene, allora, una promessa per il prossimo anno, siccome le cose che fate al ristorante, tra lasagne e tortelli, sono esagerate dal punto di vista, squisitissime, bisogna che ampliate un po' lo spazio ristorante, perché insomma, forse attratti dal fatto che la roba è buona, c'è un po' di gente in fila. Come possiamo risolvere questo problema? Noi ce ne accorgiamo solo questa sera che c'è tanta gente a Rondinara, per tutto il resto ce ne avanza, hai capito? O diluviamo le Sant'Anna in due o tre serate, però se allarghiamo il campo poi rimaniamo senza soldi per fare il resto. Però devo dirti che nessuno si è lamentato, perché vale la pena fare un po' di fila per mangiare delle cose buone, giusto? Sì, non ho avuto nessuno, anzi, qualcuno mi ha detto ma non c'è un po' da aspettare, io gli dico sempre un po' mi dispiace ma non più di tanto. La verità poi è anche quella alla fine. Beh, questa sera c'era una fila che rasettava i 20 metri. Ah. È un buon risultato. L'hai vista meglio di me, perché io non ero in fila, ero un po' qua e là. Sì, penso proprio di sì, mi hanno già fatto i complimenti i capi. Senti, un'ultima cosa. Quindi la Fiera di Sant'Anna, la festa della fisarmonica, anche per il 2018, hai già programmato qualcosa, no? Quando è che cominci a pensare al programma? Ah, io ce l'ho, cioè questa ti insegna a fare l'altra. E a Reggio Emilia facciamo il parmigiano reggiano. La forma che cavi oggi è quella che ti insegna a fare quella di domani, eh? La tradizione è quella. Quello che fai oggi ti insegna a fare meglio domani. Vabbè, è un paragone che mi piace. Ti faccio 5 anni che quel lavoro nella mia carriera. Ah, quindi hai fatto anche il Casaro? L'aiuto Casaro. L'aiuto? Tutto vicino al Casaro. Questa è zona Viano, Iano, Rondinara, sempre zona Doc per il parmigiano. Sempre zona doc. Quindi a casa tua si mangia formaggio buono? Sicuramente. Oltre ad ascoltare delle grandi fisarmoniche. Allora io ti faccio complimenti per l'organizzazione, l'appuntamento sarà per il prossimo anno. Nei miei pensieri c'è, alla grande. Poi vediamo di riproporci. Ti auguro di fare tante fiere come questa BMW, che è del 1988. Ed è ancora perfetta. Perfetta. Quindi mentalità tedesca, ma spirito musicale italiano. Certo che sì. Bene, viva la Fiera di Sant'Anna. Grazie, Lio. Grazie a voi. Ciao. Ritorna a Palagano di Modena, nell'Appennino modenese, la Festa dei Matti per la 27esima edizione. Grandi spettacoli e grande cucina tipica dell'Appennino modenese alla Festa dei Matti. Vediamo gli spettacoli musicali. Sabato 12 alle 21.30 Into the Groove, tributo a Madonna, e a seguire Discoteca sotto le stelle con la musica dello Zoo di 105, Pippo Palmieri e DJ Spine.
Domenica 13 alle 21.30, serata danzante con l'orchestra di Marianna Lanteri. Lunedì 14 agosto, Fiordaliso in concerto. Martedì 15 agosto, per Ferragosto, l'orchestra spettacolo di Manolo. E alle 24, grande spettacolo pirotecnico, alla Festa dei Matti, a Palagano di Modena. La Festa dell'Unità a Villafranca e Forese di Forlì, presso l'area polisportivo Giulianini, in via 13 novembre, dal 28 luglio al 7 agosto. Tutte le sere musica dal vivo con piano bar e orchestre. Ingresso a offerta libera. Le migliori orchestre romagnole, area bar con musica dal vivo, giochi per bambini, podistica, pizzeria, pesce e cucina romagnola. Venerdì 4 agosto l'orchestra spettacolo di Frank David. Sabato 5 agosto la storia di Romagna. Domenica 6 agosto con Patrizia Ceccarelli. Lunedì 7 agosto serata di chiusura con l'orchestra di Luca Bergamini. Specialità gastronomiche con minestre fatte in casa, carne ai ferri, le migliori specialità di pesce, pizzeria con forno a legna. Alla Festa di Villafranca e Forese a Forlì dal 28 luglio al 7 agosto. La Festa del Grano di Olmo di Gattatico in provincia di Reggio Emilia, dal 3 al 23 di agosto, tutte le sere ristorante, pizzeria, spettacoli di teatro dialettale, spazio giovani e tante altre iniziative. Il programma delle orchestre. Venerdì 4 agosto Roberta Cappelletti ed Edmondo Comandini. Sabato 5 Roberto Polisano e Simona 40. Domenica 6 Ruggero Scandiuzzi e Titti Bianchi. Martedì 8 Giuliano Baroni e Mirko Gramellini. Mercoledì 9 l'orchestra di Daniele Cordani. Giovedì 10 Nicola Congiu e Fabio Cozzani. Venerdì 11 i Rodigini. Sabato 12 la storia di Romagna e l'officina del battagliero, un grande confronto tra la musica romagnola e quella emiliana. Lunedì 14 recital di Iva Zanicchi e per ballare ci sarà l'orchestra di Mister Domenico. Martedì 15 Ferragosto con Pietro Galassi. Mercoledì 16 Mauro Levrini e Marco Gavioli. Giovedì 17 la grande orchestra della Romagna con Luca Bergamini e Moreno il Biondo, il grande evento. Venerdì 18 Diego Zamboni e Tony Attodisco. Sabato 19 l'orchestra di Castellina Pasi. Domenica 20 Rossella Ferrari e Casanova. Mercoledì 23 mi ritorno in mente con Bobby Solo, Tony Dallara, Michele Maisano e Gian Pieretti. Gran finale sabato 2 settembre con l'orchestra di Omar Codazzi e quella di Pietro Galassi. Serata di chiusura alla grande alla Festa del Grano. Dal 3 al 23 agosto a Olmo di Gattatico in provincia di Reggio Emilia. Festa della Fisarmonica a Rondinara, siamo con i più giovani componenti della serata, Nicolas Olmi e Patrick Sbrighi. Allora, Nicolas, tu da dove vieni? Io vengo da Rivalta, Reggio Emilia. Mentre io vengo da Roncofreddo, un paese vicino a Cesena. Da quanti anni avete cominciato a studiare e ad imparare la fisarmonica? Innanzitutto, quanti anni avete? Io ho 10 anni e sono col maestro Donadelli da 2 anni. Ad ottobre sono 2 anni con lui. Mentre io ho 13 anni e sono 8 anni che sono col mio maestro di musica, Isacco Comandini. Da cosa è nata la passione per la fisarmonica? Perché è uno strumento difficile, ci vuole tanta applicazione. Io da piccolo sentivo mio papà che l'ascoltava e quindi mi è sempre piaciuta. Ho anche da piccolo avevo una fisarmonica giocattola, quindi da lì ho iniziato a provare. Mentre io avevo mio nonno che suonava la fisarmonica e ogni tanto suona ancora e suonava quasi tutto il giorno, l'ascoltavo sempre. E poi un grande amico di Edmondo che abita praticamente quasi davanti a me e da loro è nata la mia passione per la fisarmonica. Mi hanno sempre regalato le fisarmoniche piccole con cui suonavo e giocavo tutto il giorno e a volte mi ci addormentavo sopra anche a forza di suonarle. Ma la vostra intenzione è quella di andare a suonare in un'orchestra da ballo? Fate il conservatorio, di fare il conservatorio, di studiare ancora? Che cosa pensate che sia la vostra attività come fisarmonicisti per il futuro? Io già faccio conservatorio all'Achille Peri a Reggio Emilia, faccio pianoforte. E io con la fisarmonica farei di tutto.
dove mi chiamano, provo ad andarci. Io studio con il mio maestro, comunque penso di andare avanti con lo studio non solo della fisarmonica, anche della musica in generale. Da grande non so ancora cosa vorrei fare, certo c'entrerà la musica. A studiare e a laurearvi, magari prendere una specializzazione al di fuori della musica, ci pensate o credete che la musica sia il vostro futuro? Io continuerò con la musica e vorrei studiare tecnologia. Anch'io penso di continuare con la musica e comunque faccio informatica e cose tecnologiche. Allora adesso mi fate una lista di musicisti, anche al di fuori della musica da ballo, che vi piacciono in particolar modo. Beh, a me piace molto di sicuro il mio maestro Daniele Donadelli. Poi mi piace un fisarmonicista francese di nome Richard Galliano e tutti gli altri, anche quelli del genere liscio, del popolare. A me sicuramente il mio preferito è Edmondo Comandini, e ci sono anche altri come Daniele Donadelli, altri fisarmonicisti della musica da liscio e i fisarmonicisti più famosi in generale, tra cui Galliano e altri. Sì, vabbè, ma in casa che cosa ascoltate? La radio? Qualche... non so, la musica leggera l'ascoltate, la musica rock, pop l'ascoltate o siete proprio tutti dedicati alla fisarmonica? Beh, io col pianoforte faccio solo classico, quindi mi piace anche del classico ad ascoltarlo. E invece in casa ascolto anche del liscio, molto. Io in casa, quando ho tempo libero, ascolto tutto il giorno rap, di continuo rap, tutto, ormai sto tutto a memoria, ascolto sempre rap. No, allora dimmi, rap, cosa c'entra il rap con la fisarmonica? No, cioè, ascolti Fedez? Ascolti J-Ax? Sì, i miei preferiti sono Fedez e J-Ax, cosa c'entra il rap con la fisarmonica non l'ho mai capito, però è un genere che a me piace comunque, come liscio e musica classica, sono altri generi. Un'ultima domanda. Cosa vorreste veramente fare da grandi? Ci pensate? Beh, di sicuro continuare con la fisarmonica e anche con il pianoforte. E studiare e provare a trovare un lavoro con tecnologia, con lo studio che faccio. Io, a me piacerebbe molto andare avanti con la musica, lavorare da grandi con la musica, ma la cosa che mi interessa di più è quella di intrattenere la gente, questa... sarebbe la cosa che a me piacerebbe fare. Ma quando avevi 10 anni come Nicolas pensavi le stesse cose? No, quando avevo 10 anni no, vero, avevo totalmente le idee diverse. Pensavo di continuare comunque con lo studio solo della fisarmonica, di lavorarmi lì e diventare di un'orchestra famosa di liscio. A me sarebbe piaciuto fare questo. Ma questo cappello lungo non ti dà un po' del rocchettaro? Da rocchettaro penso di no. Non so, comunque a me è sempre piaciuto tenere i capelli lunghi e li tengo così finché non mi stanco. A Savoniero di Palagano ritorna il Savoniero Country Festival venerdì 4 agosto 2017 con i Dead Bronco. Ospiti speciali Blue Edmondson e Vanessa Peters. Savoniero Country Festival a Savoniero di Palagano in provincia di Modena, con stand gastronomici e cucina tipica. Nell'Appennino modenese Savoniero Country Festival venerdì 4 agosto. Domenica 6 agosto, festa dello sport a Savoniero di Palagano con stand gastronomico e cucina tipica. Si balla con l'orchestra di Spillo e Dejanira. Domenica 6 agosto, alla festa dello sport a Savoniero di Palagano.
Nei mesi di luglio e agosto a Palagano di Modena ci saranno i mercatini serali del mercoledì. Tutti i mercoledì di luglio ed agosto si terrà il mercatino serale a partire dalle ore 20. Dal 12 al 20 agosto ritorna la festa unità Panighina di Bertinoro presso il Parco Primo Maggio in Via del Poggio. Ristorante romagnolo e pesce, banchetti e stand espositivi, area parco giochi bimbi, gelaterie. Sabato 12 agosto con Gianfranco Azzalli, domenica 13 con Margot 80, lunedì 14 agosto con Chicco Fabri, martedì 15 Ferragosto con i Mocha Club, mercoledì 16 il gruppo di ballo Cara Baby Rock and Roll, giovedì 17 la Nuova Romagna Folk, venerdì 18 Frank David, sabato 19 Patrizia Ceccarelli e domenica 20 agosto con David Pacini. Alla Festa Unità Panighina di Bertinoro, dal 12 al 20 agosto. Dal 18 agosto al 4 settembre ritorna la Festa Unità Medicina presso il Circolo Ricreativo Canova in Via San Carlo. Tre weekend per voi, con tanti stand gastronomici, sagra del tortellone e della tagliatella alla Festa Unità di Medicina, con tagliatelle all'ortica, gialle, tortelloni, garganelli, spaghetti allo scoglio, polenta, cipolla al forno, patate fritte, fritto misto di mare e spiedini di pesce. Venerdì 18 agosto con Marco Gavioli, sabato 19 con Davide Salvi, domenica 20 agosto con Maurizio Medeo. Venerdì 25 con David Pacini, sabato 26 con Luca Orsoni, domenica 27 con Lisa Maggio. Si riprenderà poi venerdì 1 settembre con Tiziano Ghinazzi, sabato 2 Davide Salvi, domenica 3 Andrea Scala e lunedì 4 ultima serata con Fuochi Artificiali con Davide Morri e Catiuscia. Da non perdere la festa dei volontari del Canova mercoledì 30 agosto alle ore 21. I volontari del centro organizzano una serata concerto con Omar Codazzi e la sua orchestra. Prenotazione posti a sedere obbligatoria. Vi aspettiamo alla festa dei volontari del Canova mercoledì 30 agosto con Omar Codazzi. Tadini e Verza, storico negozio di alta moda maschile a Modena, ti offre da sempre qualità, professionalità ed eleganza. Tadini e Verza, dal 1880, il piacere di vestire italiano. La festa del grano di Olmo di Gattatico in provincia di Reggio Emilia, dal 3 al 23 di agosto, tutte le sere ristorante, pizzeria, spettacoli di teatro dialettale, spazio giovani e tante altre iniziative. Il programma delle orchestre, giovedì 3 agosto con Omar Codazzi, venerdì 4 agosto Roberta Cappelletti ed Edmondo Comandini, sabato 5 Roberto Polisano e Simona 40, domenica 6 Ruggero Scandiuzzi e Titti Bianchi, martedì 8 Giuliano Ibaroni e Mirko Gramellini, mercoledì 9 l'orchestra di Daniele Cordani, giovedì 10 Nicola Congiu e Fabio Cozzani, venerdì 11 i Rodigini, sabato 12 la storia di Romagna e l'officina del battagliero, un grande confronto tra la musica romagnola e quella emiliana. Lunedì 14 recital di Iva Zanicchi e per ballare ci sarà l'orchestra di Mister Domenico. Martedì 15 Ferragosto con Pietro Galassi. Mercoledì 16 Mauro Levrini e Marco Gavioli. Giovedì 17 la grande orchestra della Romagna con Luca Bergamini e Moreno il Biondo, il grande evento. Venerdì 18 Diego Zamboni e Tony Attodisco. Sabato 19 l'orchestra di Castellina Pasi. Domenica 20 Rossella Ferrari e Casanova. Mercoledì 23 mi ritorno in mente con Bobby Solo, Tony Dallara, Michele Maisano e Gian Pieretti. Gran finale sabato 2 settembre con l'orchestra di Omar Codazzi e quella di Pietro Galassi. Serata di chiusura alla grande alla Festa del Grano. Dal 3 al 23 agosto a Olmo di Gattatico in provincia di Reggio Emilia. E tra le belle cose che vi aspettano a Olmo, venerdì 4 di agosto, quindi dopo la grande apertura con Omar Codazzi, arrivano due personaggi che hanno fatto parte della storia dell'orchestra Borghesi e questo brano si chiama proprio
Caro Vittorio, eseguito da Roberta Cappelletti, da Edmondo Comandini e anche da Chico Fabri. Roberta ed Edmondo saranno insieme proprio con tutte e due le orchestre venerdì 4 di agosto ad Olmo di Gattatico. Innanzitutto le chiedo scusa se le do del tu, caro maestro. Sono più di 30 anni che ormai tu ci manchi qua giù. L'altra notte ti ho sognato, eri sul palco insieme a noi e suonavi una canzone che non ricordo, sai. Caro Vittorio, la tua vecchia Romagna lo sai, ma la gente continua a cantare le tue canzoni. E c'è un arcobaleno che dal cielo scende giù, e tutta la gente si ferma e non balla più. Nella valle dei ricordi una fisarmonica che va, un concerto dal paradiso, ma che grande novità. Suona maestro, suona per noi, fermare adesso che vai. Suona maestro che brividi ho, la vita è bella ma sì ma no. Caro Vittorio, suona per noi ancora una volta finché ce la fai. Suona la fisa, i ricordi lontani, canta stanotte fino a domani. Caro maestro, come un chicco di grano matura, una spiga dorata. Caro Vittorio, è questa la nuova canzone a te dedicata. L'altra notte ti ho sognato, eri sul palco insieme a noi e suonavi una canzone che non ricordo, sai. Caro Vittorio, la tua vecchia Romagna lo sai, è un po' cambiata, caro Vittorio, ma la gente continua a cantare le tue canzoni. E c'è un arcobaleno che dal cielo scende giù, e tutta la gente si ferma e non balla più. Nella valle dei ricordi una fisarmonica che va, un concerto dal paradiso, ma che grande novità. Suona maestro, suona per noi, non ti fermare adesso che vai. Suona maestro che brividi ho, la vita è bella ma sì ma no. Caro Vittorio, suona per noi ancora una volta finché ce la fai. Suona la fisa, i ricordi lontani, canta stanotte fino a domani. Thank you.
mia nostalgia nel mio cuore. Di nuovo è tutto in fiore, come mi batte il cuore, ritorno a casa mia, rivedo gli amici miei, ritrovo la mia gente, ritrovo il mio folklore. Questo è il mio canto d'amore, come un fiore donerò. La festa del grano di Olmo di Gattatico in provincia di Reggio Emilia, dal 3 al 23 di agosto, tutte le sere ristorante, pizzeria, spettacoli di teatro dialettale, spazio giovani e tante altre iniziative. Venerdì 4 agosto, Roberta Cappelletti ed Edmondo Comandini.